Grazie, allora consentitemi, seppure ci conosciamo da tanto tempo, ma a formalmente salutare e ringraziare Alessandro Riccini Ricci, perché onestamente il pensiero che ha avuto Fabrizio Bracco rispetto all'impianto complessivo che è stato presentato qualche mese fa e la sua diciamo, riuscita, attuazione, l'hanno avuto in diversi, ho scoperto, adesso ho scoperto anche Fabrizio, non nego, anch'io bisogna anche formalmente ringraziarlo, lo faccio al di là dell'amicizia, della conoscenza che c'è da tanti anni. Voglio ringraziare Fabrizio Bracco, non siamo noi protagonisti, per cui io molte delle cose che volevo dire le ha dette l'assessore regionale, le condivido totalmente, per cui non ci torno. Saluto anch'io e ringrazio per la loro presenza qui stamattina, ma soprattutto per la collaborazione che hanno dato al Festival, dunque alla nostra città, Guglielmi e Amulino, li ringrazio moltissimo per la loro presenza, così come non posso non ringraziare per il lavoro che svolgono l'assessore Loburno e Cernichi, salutare anche la dottoressa Barbieri. Voglio cominciare ricordando che anche noi saremo presenti, poi lo farà in maniera più articolata e dettagliata, e su questo immagino non avrete dubbi, l'assessore Cernichi alla manifestazione del 12 di novembre promossa da Federculture, una manifestazione che tende a enfatizzare il più possibile la protesta contro i tagli alla cultura, l'idea che la cultura, l'idea tremontiana o brunettiana, se così può renderli addirittura portatori di una linea politico-culturale, effettivamente, però insomma che la cultura non è un investimento, è un costo, sono quattro intellettuali di sinistra che perdono tempo in cose inutili. Del resto questa protesta ha visto l'adesione di tantissimi comuni, a partire dalla capitale, come diceva stamattina Andrea Cernichi. Questi giorni saremo al centro, da domani a domenica, Perugia sarà al centro del dibattito politico nazionale per la presenza di Fini, di D'Alema, domenica, in luoghi separati, noi cerchiamo di enfatizzare invece la ricchezza di manifestazioni culturali, di eventi e lo sforzo che in questi mesi, assolutamente in controtendenza con una linea del governo rispetto al quale protesteremo con vehemenza appunto il 12, siamo impegnati ad enfatizzare l'Umbria dei grandi eventi culturali, del grande successo nel campo del turismo. Poi ovviamente quando l'assessore Loburno, quando gli alberghi sono pieni, sono bravi gli albergatori, quando invece sono vuoti è colpa dei cimiti, della PT, dei comuni, della regione. Va bene così, l'importante è che sono pieni gli alberghi per gli eventi, per i grandi momenti di attrazione, di politiche di promozione che in questo periodo stiamo facendo. L'Umbria, Perugia vuole essere al centro dell'Italia e dell'Europa, proprio per la cultura e i grandi eventi culturali. Sta qui, lo dico in tutte le occasioni, la scelta di percorrere questa strada della candidatura a capitale europea della cultura, Perugia e l'Umbria. Tanti sono gli eventi, è vero. Bisogna dire che il festival che abbiamo visto presentato oggi è riuscito ad aggiornarsi, perché è l'evoluzione, no? Di eventi che sono cominciati diversi anni fa, con ostinazione e anche con qualche difficoltà è riuscita a creare una rete, perché noi siamo ancora dentro una regione in cui il picco, le bello, le separatezze, il proprio orticello è il migliore del mondo. È fatto un passo in avanti anche nella rottura di queste barriere, nella creazione di una rete. È evidente che da qui in avanti la qualità degli eventi che vengono proposti, e questo è un evento culturale, sarà l'elemento discriminante sul quale dovremo, Fabrizio, determinare delle scelte, costruirci delle priorità. È ovvio che anche in questo campo dovremo fare delle scelte che ovviamente produrranno in alcuni casi qualche impopolarità, qualche contrarietà, ma siamo convinti che per perseguire un obiettivo di innalzamento della qualità complessiva della nostra regione, di internazionalizzazione dell'Umbria sotto tutti gli aspetti, l'elemento qualitativo è fondamentale, per cui
ci saranno anche delle scelte, in parte dettate dalla riduzione delle risorse, in parte dalla volontà di qualificare gli eventi che vengono realizzati in Puglia, che probabilmente scontenteranno, che probabilmente andranno anche a toccare qualche consolidato, ma visto che a parole sono tutti per guardare al futuro, per passare dall'analogico al digitale e anche oltre, noi questo lo faremo con umiltà, con convinzione. Per cui non aggiungo altro, se non una piccola sottolineatura di cronaca, me lo consentiranno gli ospiti non perugini, e mi scuserà Alessandro che ha scritto questo piccolo contesto, riguarda il centro storico. Gli eventi si realizzano tutti nel centro storico, riscoprono spazi storici, conosciuti e spazi nuovi, dal Morlacchi allo spazio dell'Arci in via Cartolari. Voglio ringraziarti anche per questo, voglio ringraziare tutti quelli che partecipano e che mettono a disposizione questi spazi, il lavoro infaticabile che fa il mio amico Riccardo Bizzarri allo Zenit, o l'investimento che ha voluto fare l'Arci in una via difficile. L'Arci, più di fare 7-8 comunicati alla settimana contro non si sa bene chi, perché ci sono problemi di degrado, ha aperto uno spazio, ha fatto un suo investimento, non c'è una risorsa pubblica. Questo è quello che stiamo facendo in questi mesi, sicuramente riconoscere le problematiche che esistono nel centro storico della città, come in tutti i centri storici, ma abbiamo lavorato con delle proposte concrete, di iniziative, di infrastrutture materiali, culturali, con eventi, ovviamente tutti sono migliorabili. Ecco, se tutti potessimo andare un po' più in questa direzione e utilizzare, no, il cervello tutti, invece che per una inutile protesta che non aggiunge nulla alle cose concrete che dovremmo fare, probabilmente riusciremo a fare qualche passo in avanti. Noi continueremo ad ascoltare tutti, dai commercianti che hanno qualche problema di fronte a qualche manifestazione, adesso ho vista una via, alcuni commercianti di una via che qualche giorno fa hanno protestato per un evento di carattere commerciale che si svolge nella nostra città, e dunque con quel senso del dovere, quell'obbligo istituzionale che abbiamo di ascoltare tutti, però diremo anche le cose che pensiamo con molta franchezza e trasparenza, che se tutti lavorassimo abbandonando le polemiche, le invidie, gli egoismi, lavorassimo più per l'interesse generale, probabilmente continueremo a commettere qualche errore, ma saremmo più utili all'interesse generale. Grazie.